RMF, your Italian web radio. Ci si trova dopo 15 giorni. Ciao Roberto. Ciao Maurizio, tutto bene? Ti vedo bene stasera. Sì, molto bene. Abbiamo le luci accese, le solite stupide cose che si dicono. E si bevono. Beh, io volevo spendere due paroline per quanto riguarda il programma che abbiamo fatto la settimana scorsa, comunque Spotlight, insieme a Claudio Daiano. Ragazzi. Diciamo che Daiano si è levato qualche sassolino, non dalle scarpe ma proprio dagli stivali. Sì. È stata una trasmissione molto interessante, che abbiamo avuto poi anche dei riscontri di telefonate che ci sono arrivate di interesse per questa, come possiamo dire, confidenza che Daiano ci ha fatto qui a Spotlight, a Radio Music Free. Veramente una bellissima puntata. Ricordo anche un'altra persona che si è tolta qualche sassolino, Franco Simone, a suo tempo. Comunque Spotlight è partito in quarta, prima con i nostri due atleti paraolimpici, la Chiara Nardo e Luigi Beggiato, e adesso con Daiano un'altra serata importante. Ne avremo di altre molto importanti giovedì prossimo, anche subito, possiamo già anticiparlo, con Daiana Ross, sì, Daiana Ross ci sarà sicuramente con... sì, Daiana Ross sarebbe... Come che canta la canzone? Do you know we are going to? Stupenda. Ricordo che Daiana Ross, quando faceva i concerti e quando proprio era presa, come si suol dire, lo dico? Dica. Lo dico? Raggiungeva l'orgasmo finché cantava. Addirittura. Ah sì. Daiana Ross. Fiona Ross. Avremo qui Daiana Ross, è stata anche prodotta e ha avuto il successo per il grande Nile Rodgers, che dedicheremo, il famoso chitarrista dei Chic e personaggio fantastico della musica pop internazionale, del disco music. Ma stasera è una serata particolarissima. Sì. Stasera abbiamo pensato, io e il mio socio, di fare una dedicare Bella Sarai a una città, a una musica, a un genere musicale tutto particolare, che è fondamentale per tutta la musica italiana e non solo. Stiamo parlando di Napoli. Di Napoli. Napoli. Canta Napoli, bella Napoli. Io l'ho detto anche a te, mi pare, prima, il Festival della Canzone Italiana. Sembra stranissimo, ma erano tutte quante canzoni napoletane. Certo. Ma allora questa sera tutta Napoli si canterà, avremo artisti di Napoli, e per cui bando alle ciance, come so dire, passiamo subito con un classico, con una grandissima. Io l'ho ascoltata, non l'avevo mai sentita, te lo giuro. Sì. Non avevo mai ascoltato questa artista, ma soprattutto con questa canzone credo che dia il massimo. Una canzone che ricorda il grande Mimmo. Certo. E quindi io direi di andare subito ad ascoltarla, magari poi tu, che sei il più, che direi magari qualche parolina in più. Lei è Annalisa Martinisi, Tu sì una cosa grande. L'hai detto bene, qua. Tu sì una cosa grande. Eccolo qua.
che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando tu guarda così, sì, ora tu ti senti morire, non mi dice, non mi fai capire, ma perché è di una volta sola, sì, pure tu ti stai tremando. Non sai una cosa che non ha già avuto mai, no bella a così grande. Grandissima canzone di, come dicevi tu, del grandissimo Mimmo Modugno. L'hanno reinterpretata tantissimi artisti, sì, sì, per esempio chi ha avuto più conoscenza, più successo è stata sicuramente quella, la reinterpretazione di Nina Tatangelo. Nina, sì, non mi ricordo più, però non la conosco, non mi piace molto la Tatangelo. Però io ho preferito Annalisa Martinesi, che è una ragazza molto giovane ed ha interpretato secondo me questa grande canzone di Mimmo Modugno la con passione, cuore, con una passione incredibile, ragazzi, la passione. Ma allora perché Napoli? Perché Napoli è una terra molto particolare, intanto la fortuna di essere in quel territorio stupendo, baciata sicuramente dal sole. E poi, ma Napoli ha un'altra caratteristica fondamentale, che è un crogiolo di tante etnie, per cui dove c'è scambio di culture, naturalmente la cultura poi si avanza, cresce, evolve, certo. Si evolve, e Napoli ha avuto una cultura musicale importante, importantissima, perché questa sera non parleremo delle famose canzoni melodiche napoletane, che è proprio un genere suo, che però ha un successo incredibile nel territorio campano. Ah, sai perché si dice partenopei? No. Partenope era la Viene sirena. Viene dal... Partenope era la sirena che cercò di ingannare Ulisse, invece venne ingannata da Ulisse, perché gli mise il cotone lui si legò al palo. E lei, presa da questo sconforto, si lasciò morire negli scogli e si dice che il suo corpo arrivò proprio a Napoli. E i napoletani, preso il suo corpo, dietro una sepoltura adeguata, e la elevarono a dea. Per cui Partenopei deriva proprio dalla sirena Partenope,
cazzolina. Ragazzi, beh, con l'occasione, visto questa mente occulta che io ho di fronte, che a volte proprio non riesco proprio neanche a dire, ma come fa? Se volete insultarci, sì, dirci sì, qualcosa, sì, molto, volentieri. Molto volentieri noi accettiamo tutto quanto quello che voi volete dirci. Noi sappiamo anche c'è qualcuno che vorrebbe insultarci, vorrebbe lo faccia. Noi, anche se c'è il numero di telefono, non importa, non lo chiameremo, fatelo. Comunque il nostro WhatsAppone è il 351 577 0578. Lo ripetiamo un po' più lentamente. Prendete carta, penna, quella che avete lì sul comodino dove mettete le chiavi di casa. Ecco, brava, prendi la carta, prendi la penna e scrivi 351 577 0578. E restiamo allora sempre a Napoli con un'altra grande interprete femminile di un classico napoletano. Lei è la bravissima, a me piace tantissimo, Teresa. Sì. E il pezzo che lei ha interpretato è Voglie Turnà. Teresa De Sio a Bella Sarrai con Radio Maurizio Music Free e Roberto. Voglio tornare, voglio avere, come tempo può arruffare tutte le colori in da via, che gira per la città, che vaga a cercare, occhio come oliva nera, che guarda
scarica gratis l'app di Radio Music Free sul tuo smartphone e tablet e saremo sempre con te. Allora, quando si dice di fare le liaison, io dico così, parliamo liaison. Allora, liaison. Teresa De Sio, sì. Teresa De Sio, Giuliana De Sio, sì. Che è la sorella, un'attrice stupenda, artista, sì. Giuliana De Sio, Francesco Nuti, hanno fatto un film insieme, sì. Non ricordo il titolo, Francesco Nuti, Paolo Ganz. Paolo Ganz, che ho avuto, abbiamo avuto come Radio Music Free la fortuna domenica scorsa di andare al suo showcase che ha fatto a Mira, dove ha presentato il suo ultimo lavoro che, come essendo amici dobbiamo assolutamente dire una cosa, ha fatto l'ultimo lavoro che lo trovate distribuito nelle piattaforme, Per le piogge d'autunno, si chiama Per le piogge d'autunno, i gatti e gli stupidi. Secondo me è dedicato anche a me e a te questo. Ma guarda, ma ben venga, perché talvolta gli stupidi sono molto più intelligenti di quelli che stupidi non vorrebbero essere. Andiamo avanti, sempre con Napoli, naturalmente grandissima, quando dice sul testo proprio di questa canzone di Teresa De Sio, questa è Napoli do caffè, una delle caratteristiche di Napoli, proprio il suo caffè meraviglioso. Ah, che bello caffè, solo a Napoli sanno fa. È che poi è stato un brano, una canzone fatta da De André, da Fabrizio De André, molto polemica la canzone, poi celebrava anche un esponente della nuova camorra. Della nuova camorra, i carceri napoletani. Cioè. Non importa. Diciamo che è una terra piena di contraddizioni, anche purtroppo, però una terra fantastica. È partito tutto. Tutto partì negli anni 60-70 da un personaggio importantissimo per la musica italiana. Lui, anche se non era italiano di origine, è nato però in Italia, mi sembra, non mi ricordo più. Sì, si è nato in Italia, persona di colore, tra l'altro. Lui è James Senese, che fondò a Napoli un gruppo famoso, Napoli Centrale, dove cercò subito all'inizio di mettere insieme sound diversi, dal jazz al blues a proprio la melodia napoletana, che è unica al mondo anche questa, e lì è partito tutto un genere molto particolare che ha fatto la scuola in Italia e naturalmente anche il resto del mondo. James Senese, che mi pare abbia suonato anche con Pino Daniele. Pino Daniele faceva parte come bassista, faceva del parte gruppo, del gruppo appunto Napoli Centrale. Alle chitarre c'era Del Prete, il famosissimo paroliere, insomma, poi ne parliamo. Comunque, proprio torniamo, allora facciamo ascoltare questo padre, diciamo così. No, non dico padre perché poi i padri sono sempre tanti, però diciamo che Napoli Centrale era l'officina, la fabbrica di questo nuovo sound che stava nascendo a Napoli. Allora di Napoli Centrale, James Senese, è una bella giornata. È una bella giornata. Ci scusiamo con i napoletani per le nostre pronunce.
James Senese è un scugnizzo napoletano, per essere precisi, figlio di un soldato americano di colore che nella liberazione di Napoli passò e incontrò una napoletana e nacque James Senese nel 45, gennaio del 45. E passiamo adesso a un pezzo molto particolare, nel senso che era il 1976, l'anno dopo questo artista fece un successo clamoroso. Clamoroso, strepitoso, sì. Che tu, tra l'altro, ti piace molto perché lo metti su spessissimo. Qualche volta tu parli di "Tu sei l'unica donna per me". Oppure, no, "Figli delle stelle". Stiamo parlando di Alan Sorrenti, però un anno prima, solo nel 1976, Alan Sorrenti faceva parte di questo gruppo di artisti che cercavano nuove sonorità, e tra i pezzi che lui studiava, era musica molto sperimentale che facevano a quel tempo, c'è un pezzo che vogliamo proporvi, sì, molto sì, particolare, sì. Magari non riconoscerete l'Alan Sorrenti di "Figli delle stelle", "L'unica donna per me", insomma tutti i suoi successi poi planetari di musica pop. Qua è una musica molto, si può dire, non melodica, musica tradizionale. Ecco, tradizionale, la tipica musica pop italiana, napoletana, anche ricordo perché la si metteva spesso al tempo dell'FM, dove io a suo tempo ho trasmesso, o dove anche tu hai trasmesso, era nel 1915, era appena iniziata la prima guerra mondiale. Esatto, eravamo appena invaso, stavamo rivendicando. Che bello essere qui a Radio Music Free, la radio che fa la differenza. Bella sarai! E adesso Alan Sorrenti. E lui. Sentema. Eccola qua. Oh,
giornale a Sorrenti un po' diverso da quello che l'immaginario collettivo si aspetta da lui. Si chiamava, quel tempo si usava spesso, caro Maurizio, la parola musica folk. Folk, certo, folk popolare. Esatto, infatti c'è un altro gruppo, poi parleremo più avanti, della canzone popolare napoletana, che hanno fatto un gruppo, ma ne parliamo più avanti. Intanto, dicevo, questi grandi, grandissimi artisti che poi hanno sfondato nella musica pop, confinato in musica pop, però fondamentale è stato anche un maestro, il maestro di tutti. Il maestro, forse uno dei più grandi maestri della musica italiana, che ha fatto le basi della musica italiana, e stasera ve lo proponiamo insieme a un'altra voce fantastica. Una grande. Mia Martini, lui è... È il grande Murolo, mamma mia, Roberto Murolo. Ha iniziato facendo il cantastorie per strada. Sì. E lui cantava le storie, la vita vissuta, soprattutto in quel momento, la vita per strada, quello che vivevano, come vivevano, la vita nei carceri. Perché dobbiamo dire che Napoli è anche abbastanza, purtroppo, così... E nominata anche per quello che è un po'... Sì, dicevo prima, fanno un po' i cattivelli, ma non solo loro, parlando, è che magari viene più evidenziata proprio da questi cantastorie che raccontavano la vita di quello che era il vissuto fuori, il vissuto che dentro. Poi, che poi c'era, sfociò, ma una cosa molto più, come si può dire... melodica, le famose canzoni melodiche con Nino D'Angelo, ma quella è una deriva, secondo me, non si incazzi nessuno, è una deriva di questi grandi. Allora ascoltiamoci il grande Murolo insieme a una grandissima, eccezionale Mia Martini. Il brano è un classicone, Con me. Scende con me, fanno mare a trovare che la canta nimca. Vieni con me e accomincia a capire com'è inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo in paura, sta cercando e c'è imbarà.
Sì, è incredibile come questa sera, quando abbiamo deciso di fare questa scaletta, abbiamo avuto l'imbarazzo di tagliare artisti, perché Napoli ha offerto cose incredibili, artisti fantastici, e sicuramente faremo sicuramente dei torti a qualcuno, perché poi alla fine magari diciamo chi abbiamo lasciato fuori, e magari non abbiamo fatto ascoltare, non so, chi, Massimo Ranieri, che è uno dei cantanti più importanti. Insomma, tantissima cosa, perché Napoli ha dato questi artisti alla musica italiana, e non solo alla musica, importantissimi. E andiamo avanti allora con un altro intanto brano. Ci messaggiano, ci ringraziano soprattutto su questa canzone, c'è già chi magari scrivete anche il nome, perché purtroppo noi, vedendo solamente i numeri di telefono, non sappiamo, e quindi stupenda questa canzone di Mia Martini e Murolo, grazie, chiunque tu sia, magari ce lo scrivi, grazie per ringraziarti, in diretta, perché sono le 21:35. E 35. E continuiamo allora, perché non vogliamo, cerchiamo di far ascoltare più roba possibile. E tra i grandi che Napoli ha dato, e c'è un grandissimo, i percussionisti sono in due famosissimi, ma altri meno famosi però importanti, c'è il primo come Del Prete di Napoli Centrale, e però questo lo conosciamo tutti. Abbiamo cercato questo brano un po' meno conosciuto, però secondo noi molto molto bello anche questo. Lui è un grande percussionista, è Tony Esposito. Il brano che vi proponiamo è Sinuè. Eccolo qua. Thank you.
Questo era in ternario, ritmo ternario, si sentiva chiaramente, non importa. Ma il Calimera, Calispera, cioè, ci sono sempre quelle vene greche che il grande sport. Esposito. Allora, da un percussionista a un altro percussionista fantastico, Tullio De Piscopo, anche qua la storia della musica italiana è passata anche tra le sue bacchette della batteria, grande percussionista, e ve lo proponiamo, scusate la velocità, ma veramente ciao Marina, grazie della tua chat che ci hai, scritto, ci fa sempre molto piacere queste cose, grazie mille Marina. Allora, Tullio De Piscopo ha suonato tutto con tutto. Tutto con tutto e con tutti. E con tutti, sì, perché vero, effettivamente vero. Ha suonato tutto. Lui dove trovava, tantissimo. Lui suonava dappertutto, con le pentole, con i bicchieri, con il muro, con le tavole, ha fatto qualcosa di eccezionale. Vabbè. E noi andiamo ad ascoltare una canzone che abbiamo ballato tanto. Lo facciamo ascoltare anche tutta lunga? No, dobbiamo tagliare perché dura 7-8 minuti, quindi no, dobbiamo purtroppo anche tagliarla, si dice così? Purtroppo sì. Senti che sound è Tullio De Piscopo, Stop Violin. Ma quando ci fuori sarà primavera, primavera, primavera.
primavera, primavera, primavera. Primavera, ti dico, aveva anche la televisione a 36 canali, pensa, pensa che adesso le televisioni ne hanno 555.555, sì, sì, ma non importa. Allora, andiamo ancora. Allora, sì, dobbiamo andare velocissimi perché per dirvi, stiamo lasciando, purtroppo dobbiamo fare delle scelte, per cui Pino Daniele, che chiuderemo con lui, però per esempio Pino Di Capri, Massimo Ranieri, dicevo prima, Carosone, Enza Vitabile, grandissima Enza Vitabile. Devo far così, perché sennò proprio non ce la facciamo. Veramente non ce la facciamo. Allora chiudiamo con due canzoni che celebrano proprio la città di Napoli. La prima è A Città di Pulcinella. Eccola qua, Radio Music Free. Ma se vede tutto riesce e sarà buon e funesto e capisce com'è bella la città. Com'è bella, com'è bella, la città è bella, Chanel. Com'è bella, com'è bella, la città è bella, Chanel. Mi dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per la mano che fa niente. Che non tiene una coscienza e non tiene un rispetto. Come fanno a figlia suona quando E questi sono gli stornelli, quelle cose, mamma mia, che belle. Cioè, che però belle. Bisogna dire che effettivamente
E, il sud, non perché io sono sudicio, no, quindi sei un sadico, un sudista. No, dai, c'è una certa passione, dobbiamo dire. Che c'è quella piccolissima marcia in più, ma non per chissà che cosa, ma proprio perché, dai, ammettilo anche tu, che sei un benetaccio. Io a me piacciono tutti quanti i popoli. Ma sì, ma assolutamente, senza distinzione. Tutti hanno tanto da dare. Allora andiamo avanti, ci siamo riusciti, andiamo veloci perché abbiamo deciso proprio in questi secondi di farvi ascoltare un altro grande di attualmente, della musica napoletana. Lui è un grandissimo, però io questo artista qua lo amo tantissimo perché continua a fare ricerche incredibili di musica. L'ho ascoltato a Padova, veramente a me piace tantissimo. È salito alla ribalta nazionale, non solo, anche se era molto conosciuto negli ambienti musicali di tutto il mondo. Lui è Enzo Vitabile, Soul Express. Credi in questo treno, se lo perdi non lo prendi, non affronti e vola su mari e muri, su leggi, terre e civile. Soul Express certamente non è d'oro, Soul Express ma vedrai non ha colore. Soul Express viaggia solo ad una classe, Soul Express Sherry, senti una sola lingua, la stessa cosa, eppure gratis puoi salire su e vedi tutte le razze, ci sono di tutti i tipi, umani, extraterrestri e dei. Sull'Express vecchi, giovani e bambini, Sull'Express madri, santi, matti e gay. Sull'Express volti strani ed ubriaconi. Sull'Express, Sull'Express, Express, the Soul Express. Tempo, come dice qualcuno, il tempo è tiranno. Il tempo sì, è tiranno. Sì, questa sera sì, perché Napoli è questa. E abbiamo cercato di farvi ascoltare tantissimi artisti, però non abbiamo lasciati fuori tantissimi altri. Una parola, naturalmente, bisogna spenderla per Carosone, che è uno dei grandissimi che ha fatto. Potevamo fare non una puntata, una giornata solo su Carosone, però purtroppo non abbiamo il tempo. Alla prossima volta, fra 15 giorni, magari inizieremo con Carosone e chiudiamo con quello che è un capolavoro. Una canzone che a me ogni volta che l'ascolto mi commuove e che descrive Napoli nelle sue contraddizioni, ma in maniera fantastica. Lui è grandissimo, Pino Daniele. La canzone si chiama Napulè. Napulè. E vi lasciamo. Con questa canzone vi lasciamo per questa settimana. Appuntamento alla settimana prossima con Spotlight e poi nuovamente con Bella Sarai fra 15 giorni. Napulè. Appuntamento domenica sera, tutto il giorno qui a Novanta Vicentina per quanto riguarda la 34esima edizione dei prodotti autunnali qui a Novanta Vicentina. Saremo in piazza e quindi veniteci a trovare. Napulè, ciao Roberto. Ciao Maurizio. Dolce notte. E tu sai che non ci sola. Napoli non sola mare, Napoli adori mare, Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuno
una spetta sciolta. Una balena camminata rende vica mie salata. Una balena tutta nel sole e a sabato tutto mondo, ma non sa la verità. Napoli mille colore, mille paura, Napoli un sole amare, Napoli attorno al mare, Napoli una carta sporca e nessuno sa morta, Napoli una camminata, Napoli tutto un sogno, e a sabato tutto un mondo, Napoli mille colore.